Caro Walter, scusa se ci chiamiamo per nome, ma per noi, tifosi della Roma, sei uno di casa. Certo, non sono state sempre rose e fiori, ma si sa, a questa piazza non piacciono le storie d'amore facili. Ci piace sempre criticare, dopo il primo inciampo o qualche parola storta. Il tuo fiuto, seppur compromesso da quelle maledette sigarette, è sempre stato eccezionale. È vero, ci ricordiamo anche di qualche brocco, ma alla fine, chi rimane nel cuore di noi tifosi giallorossi sono quelli forti, che hanno lottato per la maglia. Dzeko, Manolas, Alisson, Nainggolan, Perotti, El Shaarawy. Praticamente la formazione che ci ha portato in semifinale di Champions. Sì, proprio quella in cui abbiamo rimontato un certo Barcellona. Beh, che poi in tribuna ci fosse il pelato di Siviglia a metterci la faccia e non tu? Che rabbia. Ma tranquillo, lo sappiamo tutti che quella era la tua squadra. L'avevi costruita con la testa, ma soprattutto con il cuore e con il sacrificio di chi ama davvero i nostri colori. Che poi lo sai. Tu sai cosa vuol dire indossare la maglia giallorossa. E poi quelle dichiarazioni taglienti che a noi romanisti piacciono. Sissoko, che io considero un menestrello in cerca di una corte che lo alberghi. Ci sono sempre piaciute. Ma un giorno qualcuno di voi mi spiegherà perché ha l'esigenza di indebolire la Roma. Ti sei sempre mostrato per quello che sei. Sono un uomo, come dire, leale. Schietto. Ci siamo rotti le scatole tanto con sta coperta troppo corta, ma dov'è sta coperta troppo corta? Adesso sono io che vi faccio una domanda a voi. Diretto. E zitto? E zitto? No, perché tu parli con la faccia, mi devi far parlare a me. Genuino. Ma sono un presuntuoso critico di me stesso, infatti mi affosso su qualsiasi stop sbagliato di un giocatore, mi affosso, mi uccido e non dormo, ma devo fare il mio calcio. Alcuni tuoi discorsi sono diventati perle qui a Roma. Totti è intramontabile, è come la luce sui tetti di Roma quando a primavera inoltrata. La luce dilaga, non va mai via, dovrebbe arrivare notte e la luce persiste e lui va avanti, fa gol e lui dilaga. Inopinatamente, imprevedibilmente, tutti l'avevano dichiarato claudicante, morto, sfranto, eccetera, eccetera, preso da altri problemi, però Totti va in campo e schianta gli avversari. I giocatori degli ultimi anni, i tuoi acquisti, sono diventati dei punti di riferimento, nel bene e nel male. Sì, perché a noi romanisti alla fine piace scherzarci su. Infatti, se un esterno corre come un dannato e non segna, allora è turbe. E se un difensore si fa saltare con facilità, allora è Young Ambigua. Per non parlare dei terzini, eh. Tra Osengel e Piris. Povero Piris. Ma se un centrocampista morde le caviglie degli avversari e corre su e giù, allora ci ricorda Nainggolan. Oppure uno come Alisson, un portiere che ci dia la sicurezza come lui. O meglio ancora uno come Salah, che purtroppo non l'abbiamo più ritrovato. È vero. Alla fine dei conti siamo rimasti a mani vuote. In 5 anni insieme purtroppo non abbiamo vinto nulla. Questo non è successo, è il mio grande rammarico, è la mia frustrazione che me la porto a casa e mi procura non la rabbia che normalmente è il primo sentimento che affiora in me come caratteristiche fisiche, biologiche, intellettuali, sono portato a questo tipo di reazione, ma una tristezza cupa, probabilmente irreversibile.
ma non è colpa tua. Non hai fallito. Abbiamo apprezzato il tuo modo di lavorare, di cercare talenti semisconosciuti e portarli a Roma, per fargli capire quanto è bello lottare per i nostri colori. Walter, qualcuno non ti ha capito. Rivoluzione culturale. La Roma Montessori. Ma noi tifosi giallorossi, ti crediamo quando dici... Sento di aver vissuto per la Roma. E sono geloso di questo sentimento. Sono anche preoccupato del fatto che quello che verrà dopo sarà per me difficile da affrontare. Una nebulosa. Perché questa è stata la mia vita. Non un brandello di vita, ma la mia vita.